Con una partecipazione entusiasta e una forte carica simbolica si è tenuta l'inaugurazione della Pinacoteca Comunale dell'Area Grecanica, un evento che ha visto la presenza di illustri rappresentanti delle istituzioni e del mondo artistico culturale locale. L'evento, moderato dal professor Giuseppe Livoti, rinomato giornalista e presidente delle Muse Calabria e di Adisco Calabria, ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità tutta. Il sindaco di Bova Marina, Saverio Zavettieri, ha aperto la cerimonia con un discorso che ha sottolineato l'importanza di questa nuova istituzione per il territorio. La Pinacoteca non è solo uno spazio espositivo, ha dichiarato Zavettieri, ma un punto di incontro per la cultura e l'arte, un luogo dove le radici della nostra storia si fondono con le espressioni artistiche contemporanee, creando un dialogo tra passato e presente del territorio, per l'appunto. La Pinacoteca era inserita in un angolo del locale dell'IRS che presso il comune, abbiamo colto l'occasione dell'insediamento della struttura dell'IRS che è la Fondazione Greci di Calabria, riscoprendo questo posto e dedicando un'intera ala alla Pinacoteca, che ora è una struttura culturale vera e propria, uscita a Cantuccio in un manufatto storico che ha recuperato la sua destinazione eminentemente culturale. Presenti all'inaugurazione anche rappresentanti delle principali associazioni istituzionali e delle associazioni artistico-culturali della zona, che hanno ribadito il loro impegno a sostenere iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dell'area grecanica. L'arte è sempre la base di tutto nella vita, secondo me, perché il Musab è anche quello, no? Spataria ci ha messo tutta la sua vita a realizzare un'opera d'arte grandiosa. La stessa si sta facendo qua, no? Con artisti vari, perché l'arte dà vita, fa capire molte cose ed è fondamentale che continui sempre e non come i borghi che stanno abbandonando. Io dico sempre, si può fare, in Calabria si può fare di tutto, una terra così bella, così libera, no? La natura, il mare, possono fare di tutto e non dire che non c'è lavoro. Riprendete i borghi, fate il turismo intelligente, coltivate, c'è tutto da coltivare qua, no? Il professor Giuseppe Livoti, moderatore dell'evento, ha elogiato il progetto della Pinacoteca come un simbolo di rinascita e resilienza per la comunità. Finalmente la Pinacoteca del Comune di Bova Marina diventa un luogo d'eccellenza, riunendo circa quasi 100 opere di artisti che appartengono all'inizio alla Ionica Regina e poi con il tempo si è allargata. Una collezione che dà uno specchio dell'arte di quelli che sono stati maestri che hanno operato tra gli anni 50 e 60 e con il tempo si è arrivati alle nuove generazioni. Una disposizione che esalta sicuramente quella meridionalità nel ruolo della formazione artistica che ha visto nuovi esiti e la presenza di grandi maestri e omaggi che vanno da Nick Spataria a Nunzio Bava, proprio per tirare quel filo della memoria e per raccontare quel senso dell'arte e della comunicazione integrata nei territori e che tanto hanno narrato una Calabria, quella Calabria vera autentica che salta i valori diciamo veri e in cui il saper fare si riunisce al saper comunicare. Dunque speriamo che questa Pinacoteca possa essere sicuramente un luogo di eccellenza e un luogo anche di approfondimento utile alle nuove generazioni e perché no a custodire la memoria, perché purtroppo la memoria è quella memoria ritrovata che oggi prende nuova vita in questi locali. L'ex mercato coperto, casa della cultura, devo dire più casa di cultura di così non possiamo. Un appello anche a tutti gli artisti affinché possano anche donare una loro opera e perché no anche a coloro i quali diciamo ricordano maestri dimenticati, perché la Pinacoteca possa essere un luogo anche di richiamo e di risveglio. Questa inaugurazione segna un passo fondamentale nel percorso di crescita culturale della zona. La Pinacoteca sarà un luogo di scambio e di ispirazione, capace di attrarre visitatori e studiosi e di alimentare i sogni e la culturalità e multiculturalità di tutta la zona circostante.